sopraccigli. L'hanno visto quando sono venuti la volta scorsa. Gino, Natalia, apparecchiate la tavola. Galeotti veniva a trovarci, mia madre era sempre agitata perché non voleva farsi trovare con un vestito vecchio. Ma a dire la verità, Galeotti non se ne sarebbe accorto, perché era così assorto a chiacchierare con mio padre di qualsiasi cosa. Natalia, vuoi darmi una mano? Gino, hai intenzione di andare a camminare con Franco? Sì, andiamo a raccogliere insetti e minerali. Bravi ragazzi! Trovato! Benissimo! Gino, aiuta tua sorella! Gino! Ecco! Gino! Dimmi! No, non tu, ha rifatto Gino Galeotti, carissimo! Franco Rasetti aveva il naso puntuto, il mento aguzzo e un colorito sempre un po' verdagnolo da lucertola. E baffetti spinosi. Studiava ingegneria all'Università di Firenze. Allora, come sta il nostro futuro ingegnere? A dire il vero non diventerò ingegnere. Ho cambiato. Ora studio fisica alla Normale di Pisa. E per... Ma... Pardon, non era aggiornata. Quel giorno a tavola Franco parlò sempre di fisica, senza mai fermarsi. E parlando, tirava su col dito le briciole dalla tovaglia. E per quale motivo hai deciso di studiare fisica? Mi ha convinto un amico, Enrico Perri. Pare che dalla fisica sia precinto di arrivare a scoperte esplosive. Forza, scienziati, è ora di camminare. Siamo in montagna e non possiamo perdere tempo in chiacchiere. Forza su, sparichiamo. Sai una cosa, figlia mia? Quel Rasetti è molto intelligente. Peccato però che sia così arido. Non gli interessa la politica. È arido, non gli interessa. Franco Rasetti, pur essendo arido, come diceva mio padre, una volta aveva scritto una poesia. Cade la pioggia lenta ed uniforme, sui prati verdi e sul roccio nero. Nell'arsi di lego varie forme, velate di caligine leggere. Delle rocce nere sembrava bellissima e mi struggevo di invidia per non averla scritta io. Era semplice, prati verdi, rocce nere. Ne avevo viste tante volte anch'io qui in montagna, ma le avevo guardate e basta. Le poesie erano dunque così, semplici, fatte di niente, fatte delle cose che si guardavano. E io con occhi attenti guardavo intorno per cercare delle cose che assomigliassero a quelle rocce nere e a quei prati verdi e che questa volta non mi sarei lasciata portare via da nessuno. A vincere il concorso è Enrico Fermi. Appena insediato a Roma, Fermi volle accanto a sé il più grande fisico sperimentale d'Italia, Franco Rasetti. L'anno successivo si aggiunsero Edoardo Amaldi ed Emilio Segre, convinto da Franco in una delle lunghe passeggiate in montagna. Per concludere il gruppo serviva un chimico, allora ecco arrivare nel 1934 Oscar D'Agostino. In realtà furono molti di più i collaboratori, dei veri e propri geni come Ettore Majorana, ma a questi cinque vogliamo scattare una fotografia. Dai ragazzi, al lavoro!
1934, un anno memorabile per il gruppo di Via Panisterna. I giovani fisici, guidati da Enrico Fermi, guidavano con entusiasmo a nuove teorie fisiche. I compiti all'interno del laboratorio erano così suddivisi. Emilio Segre... Io procuro i materiali per preparo per gli esperimenti. Oscar D'Agostino... Io mi occupo di chimica. Edoardo Amanti... Io costruisco e metto a punto le strumentazioni. Enrico Fermi e Franco Rossetti... Noi facciamo misurazioni e calcoli. E fu così che in breve tempo giunsero ad una scoperta che li rese famosi nel mondo, la radioattività artificiale. Quindi ricordo, ritornai all'istituto di fisica dell'università, dove fu accolto con una quasi di gioia che io non riuscivo a, di cui non riuscivo a comprenderne la ragione, e mi fu spiegato che proprio in quei giorni erano state iniziate le esperienze sulla scissione dei nuclei atomici mediante bombardamento con neutroni, che già qualche risultato si era ottenuto e che si chiedeva l'opera del chimico per precisare la natura del prodotto chimico ottenuto. Fermi pensò che i neutroni sarebbero dovuti essere un proiettile molto più efficace delle particelle alfa usate dai prigionieri. E decise di fare degli esperimenti per verificare questo. La sorgente di neutroni era un tubo di vetro che conteneva un po' di berillio in polvere e dell'emanazione di radio. Ecco, questa è una delle sorgenti di neutroni di cui ha parlato Segre. L'ampolla che contiene la polvere di berillio e conteneva l'emanazione, ora è completamente decaduta, è questa. Intorno a questa sorgente di neutroni si metteva un cilindretto della sostanza che si voleva provare, per esempio un cilindretto di ferro, di rame, di zinco, di quello che fosse. E questo cilindretto si irradiava per un po' di tempo con i neutroni e dopo di questo si metteva intorno a un contatore di Geiger e Müller, il quale rivelava le radiazioni emesse dal cilindretto. In realtà quello che noi avevamo fatto era di provocare la scissione dell'uranio. Noi però non capimmo che avevamo prodotto la scissione dell'uranio, ossia che eravamo riusciti a rompere il nucleo di uranio in due frammenti pressoché uguali. Pontecorvo lavorava in una stanza dove si trovavano sia delle mensole di marmo sia dei tavoli in legno. E la radioattività indotta nell'argento in condizioni che a noi sembravano rigorosamente controllate variava quasi a capriccio da una volta all'altra. Sotto la direzione di Fermi mettemmo tra la sorgente di neutroni e il cilindro di argento da irradiare un pezzo di paraffina e lì avvenne quello che ci parve un miracolo. La radioattività, invece di diventare più debole come ci aspettavamo tutti a causa della paraffina interposta tra la sorgente e l'argento da irradiare, diventò molte volte più grande. Durante la colazione, in quell'oretta, fece la teoria e poi nel pomeriggio la verificarono che si trattava di un rallentamento di neutroni. Fu un momento evidentemente importante e la spiegazione venne molto rapida perché prese, diciamo così, il tempo della colazione. Questa scoperta portò ad Enrico Fermi e moralmente a tutti i ragazzi di Via Panisterna il premio Nobel per la fisica.